Quante volte ti sarà capitato di guardare una bella fetta di crostata della nonna con le pupille dilatate, la colina in bocca, ma con il tentativo disperato di resistere alla tentazione di addentarne un pezzettino? Beh, se anche a voi è successa la stessa cosa, da ora in poi non dovrete più sbavare di fronte a questa bontà, perché da oggi la crostata della nonna si può fare benissimo senza burro. Vi ricordo brevemente che questo dolce viene preparato con una base di pasta frolla, il cui burro è l'ingrediente fondamentale, poi verrà farcita con una crema pasticcera, poi decorata con dei pinoli. Benissimo, oggi noi prepareremo anche la pasta frolla senza l'utilizzo del burro e poi la farciremo con una crema pasticcera light. Andiamo subito a scoprire dosi ed ingredienti. Per preparare la base della pasta frolla che utilizzeremo per la crostata della nonna sono necessari 270 g di farina bianca di tipo 00, 2 uova dove utilizzeremo un uovo intero e un tuorlo, poi ancora 40 g di fruttosio, in alternativa potete usare 80 g di zucchero semolato, ma io voglio risparmiare un pochino anche le calorie, quindi solo 40 g di fruttosio. Poi 50 ml di olio di semi di mais, quindi non utilizziamo il burro, utilizziamo un grasso di derivazione vegetale, così eliminiamo anche il colesterolo in questo caso. Poi ancora 15 ml di rum, 20 ml di latte e 8 g di lievito per dolci. Per farcire invece abbiamo 500 g di crema pasticcera light, poi vi spiegherò brevemente, e 30 g di pinoli. In una boule abbiamo versato la farina, l'abbiamo setacciata, adesso versiamo anche il fruttosio, mescoliamo le polveri così si amalgamano per bene, poi ci versiamo anche il lievito per dolci, quindi 8 g mezza bustina, ok? Setacciamo sempre, che ci sono dei grumetti magari, mescoliamo tutte le polveri, poi aggiungiamo le uova, vi ricordo, un uovo intero e un tuorlo al centro. Ci aggiungiamo anche il rum, che sarà la nostra aroma. Se non vi piace il nostro aroma, se non vi piace il rum, potete chiaramente mettere anche la scorza d'arancio o la scorza di limone o anche un aroma all'arancio o al limone. Versiamo il latte e poi l'olio, che come vi ho detto prima sarà la parte grassa che sostituisce egregiamente anche il burro. Adesso mescoliamo, eventualmente se necessario andremo ad aggiungere altra farina fino a formare un composto bello liscio e piuttosto sodo. Stiamo lavorando la nostra frolla con l'olio da ormai 5 minuti, quindi gli ingredienti si sono amalgamati perfettamente, vedete la pallina è piuttosto elastica, liscia ed omogenea, e adesso andiamo a chiuderla con un po' di pellicola trasparente, così, e la lasciamo riposare completamente al fresco, quindi in frigorifero, per circa 3 ore in modo che tutti gli ingredienti si amalgamino bene. Abbiamo lasciato riposare la nostra pasta frolla all'olio in frigorifero 3 ore, poi l'abbiamo rimossa dal frigorifero e l'abbiamo stesa con un po' di farina e poi l'abbiamo messa sopra un foglio di carta da forno. Adesso prendiamo una teglia dal diametro di 26 cm e la foderiamo appunto con la carta da forno e con la nostra pasta frolla. Prima però di mettere all'interno la pasta frolla vi consiglio di fare un bel bordino così. Quindi un po' in rilievo, in modo che possa contenere per bene tutta la nostra crema pasticcera. Adesso abbiamo dato la forma alla nostra base per la crostata. Sto incidendo anche il bordino, così è anche bella da vedere, da presentare. E adesso possiamo pure spostarla qui dentro. Ecco qui. Perfettamente, sistemiamo un altro po' il bordino, così. Bene. E adesso non dobbiamo fare altro che versare la nostra crema pasticcera, quindi vi ricordo, questa è una crema pasticcera light che ho preparato in una delle mie precedenti video ricette, se volete vedere precisamente dosi ed ingredienti chiaramente cliccate qui. Comunque è una crema preparata con il latte di soia, quindi un latte vegetale, in questo modo abbiamo ridotto un pochino anche i grassi animali, quindi non contiene colesterolo da parte del latte, poi chiaramente abbiamo utilizzato due tuorli
perché per definizione la crema pasticcera si prepara con le uova. Adesso sistemiamo la nostra crema, così la livelliamo con il cucchiaio e poi mettiamo un po' di pinoli qua e là. Io ho già preriscaldato il forno, come potete vedere, 170-180 gradi per circa 35 minuti, quindi ci vediamo più tardi per il risultato finale. Chissà se anche le nostre nonne saranno contente di questa versione leggera della torta che porta proprio il loro nome. Mettetevi alla prova, portatene una fettina e vedrete che rimarranno entusiaste. Ora vi lascio, questa torta viene via con me.